rifiuti di ogni genere, anche ingombranti, lasciati nei pressi dei cassonetti. A Foggia da circa 7 giorni l'emergenza rifiuti è al limite e nei giorni scorsi erano stati proprio i cittadini a chiedere la rimozione immediata con cartelli di protesta. Una situazione che in città in realtà si ripete periodicamente, ma questa volta, secondo il WWF della Capitanata, ha davvero raggiunto il limite. Non è un'emergenza odierna, ma sono una serie di problemi che si sono accumulati nel tempo. È un servizio che è sempre stato deficitario da più punti di vista. Ad esempio, a noi arrivavano numerose segnalazioni sul problema sia legato allo sgombro dei rifiuti ingombranti, e inoltre si sono create in prossimità dei cassonetti proprio, nell'urbano della città, anche delle micro discariche. La richiesta da parte dell'associazione ambientalista è quella di intervenire immediatamente e poi si chiede anche l'aiuto dell'esercito e anche della magistratura per cercare le responsabilità dell'assenza di un servizio costato molti milioni di euro. C'è poi un ulteriore elemento: i cassonetti stracolmi di rifiuti fanno saltare ogni regola, compromettendo tutto quello che faticosamente è stato fatto per abituare i cittadini ad attuare la raccolta differenziata, creando una specie di effetto a catena che non fa che peggiorare la situazione in città. I cittadini si stanno disaffezionando alla legalità della raccolta differenziata, stanno buttando praticamente i rifiuti un po' ovunque e addirittura, proprio notizia di ieri sera, stanno anche incendiando dei cassonetti. Quindi una situazione, diciamo, quasi un po' che sta avendo un effetto a catena che creerà sicuramente problemi anche nel futuro. Insomma.